Bentrovati amici di Wine TV. Dove siamo oggi? Nel cuore del Salento, nel comune di Guagnano. Perché? Perché qua c'è il tempo del Negro Amaro. Abbiamo visto nei nostri canali social che qua da ben 12 anni si sviluppa una manifestazione che ha attirato la nostra attenzione e il nostro interesse. Di cosa si tratta? Beh, qui c'è una ottima sinergia creata tra il comune di Guagnano e un comitato tecnico organizzativo che gestisce il premio Terre del Negramaro. Perché ha attirato la nostra attenzione questo evento? Perché è fatto molto bene per valorizzare con grande merito e attenzione i produttori che qui a Guagnano producono grande Negramaro. E quindi non vi resta che seguirci, venire con noi nel mondo del Negro Amaro, arte, cultura, storia, cibo, bellezze paesaggistiche e tanto, tanto vino. Storie dei produttori, storie di vita, storie di uomini, storie di vino che ha nel cuore la parola di Guagnano. Venite con noi. Oggi è il primo giorno di lavoro, di riprese audiovisive nelle nostre campagne e nelle cantine del nostro territorio per realizzare e portare a termine quello che è il nuovo format pensato e ideato per il premio Terre del Negramaro. La pandemia ha sconvolto e un po' ha stravolto tutte le nostre abitudini, le nostre certezze, i nostri riti, le nostre usanze, le nostre abitudini. Per cui per un senso di responsabilità, ripeto, per un senso di responsabilità abbiamo dovuto concepire il premio Terre del Negramaro in maniera diversa. Quindi abbiamo concepito questo nuovo format grazie anche ai suggerimenti, alle proposte che ci sono state fatte dal comitato tecnico organizzativo nella figura del presidente Viviana D'Amico e dei suoi collaboratori Franco Leone, Tonio Caragiuli e Gianni Naccarato, di concepire il premio in maniera diversa, cioè in maniera non in presenza ma in maniera virtuale. Questo progetto è stato anche condiviso con i consiglieri di minoranza e vita in comune che hanno aderito praticamente all'invito e a cui è stato illustrato il progetto. Il progetto che sarà chiaramente nelle più dettagliatamente raccontato dall'avvocato D'Amico nei suoi particolari. E quindi io mi limito semplicemente a dirvi che quello che sarà praticamente il format, cioè noi cercheremo sempre di conservare quelle che erano le nostre tradizioni, cioè questo abbinamento enogastronomico, e quindi di raccontarvi i piatti della nostra tradizione attraverso le stesse attività produttive, le gastronomie che lo faranno, e l'abbinamento dei vini, il racconto dei vini da parte dei produttori stessi, dei vignaioli. Abbiamo cercato di dare impulso e forza praticamente sia alle attività produttive, alle gastronomie che alle cantine, che poi sono i veri attori di questo format. Pensiamo che in questo modo, anche in questo modo, noi possiamo portare avanti quel discorso di promozione del territorio che a noi interessa moltissimo, dare risalto alle nostre cantine, alle nostre attività produttive e cercare di diffondere quanto più possibile nel mondo il nostro brand che è il Negro Amaro. Quindi attraverso questo viaggio emozionale che sicuramente Wine TV ci farà percorrere, ripeto, attraverso le cantine, il racconto dei produttori, dei vignaioli, la preparazione di piatti tipici della nostra tradizione insieme alle nostre bellissime campagne con i vigneti che si perdono a vista d'occhio, sarà sicuramente un viaggio emozionale che sarà gradito a tutti quanti i cultori del vino e gli appassionati dell'enogastronomia. Buon viaggio e buon Terre del Negramaro 2021 a tutti.
Premio Terre del Negramaro, una rassegna che rappresenta una vera chicca per la città di Guagnano, che è un piccolo paese che si trova ubicato all'interno del cuore del Salento. È una forma, a me piace definirla come una forma di riscatto verso quella che è stata la storia nei tempi che furono del vino. Tant'è che attraverso questa rassegna il nostro intento è proprio quello di dare una certa importanza, valore e vigore al lavoro di chi con fatica riesce a trasformare l'uva in nettare di sapori e di piaceri. Il Premio Terre del Negramaro quest'anno giunge alla sua 12ª edizione, una edizione che mi piace definire speciale e particolare nel contempo. Particolare perché? Perché si muove in un contesto particolarmente storico, purtroppo dettato dall'emergenza pandemica che siamo costretti appunto a vivere. Il Comitato Tecnico Operativo, che è a fondamento di questa rassegna del Premio Terre del Negramaro, che mi onoro di rappresentare unitamente ai miei collaboratori, quali il dottor Francesco Leone, Antonio Caraggiuli, presidente della Proloco di Villa Baldassarre, una frazione del comune di Guagnano, e Gianni Naccarato, abbiamo pensato ad un format che potesse in un certo qual modo dare continuità alle diverse rassegne del premio, che darà la possibilità ai riflettori di Wine TV di posizionarsi su quelli che sono i nostri territori, su quello che è il nostro territorio, i nostri vigneti, non anche alle aziende vitivinicole e alle aziende gastronomiche che hanno appunto avuto la possibilità di partecipare. E personalmente è un'opportunità questa molto importante che il Comune di Guagnano ha voluto, tra virgolette, mi sia concesso dirlo, regalare alle aziende presenti sul posto, perché ha voluto in maniera proprio insistente cercare appunto di interagire con loro nel lungo percorso di ripresa economica alle quali purtroppo, ripeto, causa il periodo pandemico che stiamo vivendo, sono chiamate a intraprendere. In ultimo concluderemo poi, e quindi appuntamento poi per il 23 settembre presso il Museo Premio Terre del Negramaro, dove daremo spazio e modo alle premiazioni delle personalità che nel contempo si sono maggiormente esternate per competenze e saperi. La nostra azienda nasce perché l'ha creata mio suocero, Cosimo Torino, da 7 generazioni che produce vino, però come tutto il vino della Puglia, era vino che veniva prodotto e venduto in cisterna al nord per arricchire di grado alcolico gli altri vini. Mio suocero nel 1970 è stato il pioniere del Negramaro nel mondo, ha abbandonato la professione di farmacista e ha detto il padre: se il nostro vino è buono per gli altri in bottiglia, perché non lo imbottigliamo noi? Quindi per lui il 1970 era importantissimo per due cose. Uno, perché aveva creato il suo primo vino, praticamente il Notar Panaro, e due, perché era nata sua figlia Rosanna Taurino, che oggi è il suo compleanno. La filosofia dell'azienda Taurino che ci contraddistingue è la politica della qualità. Noi abbiamo educato anche i piccoli vignaioli, non siamo per la quantità, siamo per la qualità. Siamo per i vigneti autoctoni. Se un'annata non è all'altezza, non viene imbottigliata. Ci riconoscono tutti quanti proprio per questo pregio, la qualità. Il Negramaro per noi è stato la storia, il presente ed il futuro. È stato il vitigno autoctono che ha fatto conoscere la Puglia, ma soprattutto il Salento, in tutto il mondo, sempre grazie come pioniere il mio suocero Cosimo Taurino. Il Negramaro è stato un vitigno che per anni è stato rinnegato. Anche grandi enologi dicevano che questo vitigno non poteva dare le sue grandi potenzialità. Invece poi dopo si è riscoperto che questo vino può andare al pari con altri vitigni e non può essere meno di altri. La nostra tenuta è composta da 100 ettari di vigneto, di cui circa il 90% Negramaro. Abbiamo dei vigneti ad alberello che hanno circa 90 anni. È proprio da questi vitigni di alberello che noi proteggiamo, facciamo il 99% quasi tutto a mano, perché se la pota, la raccolta, non usiamo diserbanti, usiamo la zappa ancora, quindi tutto sviluppa in questo grappolo
che è bellissimo e sviluppa questo vino che è amato da tutti. Come Negramaro noi produciamo due vini, di cui il primo il Notarpanaro, che nasce nel 1970, e proprio l'anno scorso abbiamo fatto 50 anni di imbottigliamento, e subito dopo, nel 1975, nasce il Patriglione, è sempre 100% Negramaro. Facciamo una vendemmia tardiva e, trovandoci noi nel Salento, dove c'è sempre vento o scirocco o tramontana, facciamo fare un appassimento in pianta. Se nella fase di appassimento si verifica un evento atmosferico, una pioggia, una grandine, salta l'annata, per il principio della qualità. Se non è buono, non va in bottiglia. Grazie da Antonio Rosanna, siamo fieri di avere il vitigno Negramaro che ci fa conoscere nel mondo, ma soprattutto grazie a mio suocero, che è stato il pioniere del Negramaro nel mondo e che ha messo un puntino sulla carta geografica, che Guagnano, la terra dove nasce il Negramaro, non lo conosceva nessuno, ma lui ha messo un puntino sulla carta geografica facendo conoscere in tutto il mondo Guagnano, il Salento, la Puglia nel mondo. Chi ha portato il Negramaro nel mondo? Cosimo Taurino. Siamo qui a raccontarvi di questa azienda, oggi portata avanti dalla figlia Rosanna e dal marito di lei, Antonio. Cosimo Taurino. Vino Patriglione, annata 2013, a dimostrare ce ne fosse mai bisogno che il Negramaro è una grande uva, non solo per il Salento, non solo per la Puglia, ma per il patrimonio delle bacche nere, delle grandi bacche nere italiane. Vigneto di 80 anni, una surmaturazione, quei pochi grappoli che regalano un qualcosa di unico ed originale. Andiamo in degustazione. Il naso si porta dietro delle fantastiche e vi dico emozionanti note di surmaturazione che vanno su quella amarena che davvero ancora si percepisce, note di caffè, note che vanno su un tabacco dolce da pipa e poi una grandissima bocca, un palato che è immerso dalla fluidità e dalla ricchezza, dalla saporosità di questo grande liquido che si chiama Negramaro. Un vino che gioca su un ingresso con grande forza, esplosività, un'acidità che passa in seconda battuta, un centrobocca che sostiene la struttura del vino e una grande chiusura con quel pelo di tannino che fa tanto Negramaro. Un vino grandioso non solo per il Salento, non solo per Guagnano, non solo per la Puglia, ma fortunatamente per noi appassionati per tutto il patrimonio italiano. Cin e chapeau a Cosimo Taurino e al suo grande Patriglione. Allora, la cantina di Guagnano nasce nel primo degli anni 60 e nasce forse per una necessità che ci avevano i contadini anche di fare squadra, no? Perché c'era una situazione, come noi sappiamo, che credo che c'è ancora oggi, dei più piccoli che venivano schiacciati anche un po' dai più grandi. E quindi questi piccoli coltivatori si uniscono e formano la cooperativa Enotria di Guagnano. Quello che noi vogliamo oggi è che questa cantina viva, no? Che la cooperativa abbia un seguito. Purtroppo nel sud Italia le cooperative stanno sparendo, sono sparite anche come storia. E a volte mi domandano, tu una donna che non, no, perché tanti domandano, che viene da fuori, dal Sud America, anche se le mie radici sono pugliesi, io ci tengo molto alla storia e ci tengo alle radici e credo che quelli che ci hanno insegnati di più sono proprio le persone che provengono dalla terra, perché sono quelli che hanno più sofferto e quelli che hanno imparato a cosa vuol dire lottare per andare avanti. Quando ci è stato proposto il fatto di che questa cooperativa andassi avanti, devo dire sinceramente che la prima volta che sono entrata qua dentro, la cantina era chiusa da un anno e ho visto l'ex presidente che camminava e non so se è perché, visto le radici un po' così, un po' mistica, ho guardato la figura del presidente e mi sono sentita a casa. A casa nel fatto che ho visto un po' i miei discendenti che sono andati in terre lontane per fare fortuna e che l'hanno fatta e credo che
Questa è una cosa che l'Italia sa molto poco, cioè i nostri figli sanno poco di quello che hanno fatto gli italiani all'estero, si dovrebbe dire di più di quello che c'è all'estero, e noi che abitiamo all'estero, io ho vissuto fino ai 26 anni in Brasile, impariamo ad amare questa terra senza conoscerla, ma ad avere un rispetto per questa terra molto grande, forse passato anche da queste persone che l'hanno abbandonata, non hanno dovuto abbandonare per necessità, ci hanno raccontato cos'era l'Italia. Questo è un po' il senso del perché sono qua, no? Perché sennò cosa c'entri? C'entra il fatto che vorrei raccontare una storia, ma non solo per i miei figli, ma principalmente per i figli delle persone di questa terra. Credo che una cooperativa nasce per unire le forze dei lavoratori. Noi ci abbiamo un sogno di fare, sono molto contenta di avere questo polo del Negramaro, e il mio sogno non è fare concorrenza, perché un prodotto non va avanti se è solo una persona a produrlo. Quindi vogliamo fare squadra per il prodotto. Nessuno vuole entrare nell'azienda di nessuno per sapere che cosa fai, vogliamo fare squadra per il prodotto. Quindi ognuno si faccia la sua scelta, e quello che spero è che i soci di questa cantina, come ho detto, una cooperativa esiste nel bene e nel male. Però noi siamo qua e stiamo con tutte le forze volendo che se c'è un rapporto di fiducia, il rapporto di fiducia deve essere continuativo, se no non è fiducia. Questo disegno è stato fatto da mia figlia un giorno che è venuta qua e ha visto un'ape che entrava col suo carico di uva, e Cristina ha detto: mamma, ma veramente arrivano? Ho detto sì, facciamo il simbolo della cantina, l'ape. Sono stata un po' criticata perché hanno detto: noi dobbiamo anche mostrare il moderno. Io penso che noi dobbiamo prima di tutto non far morire la storia. Mi piace molto quella musica di De Gregori, la storia siamo noi, nessuno si senta offeso e nessuno si sente escluso, perché siamo noi la storia, ognuno di noi ha la sua storia. E questa scelta di fare quest'ape è un po' un rispetto per quelli che veramente fino ad oggi vengono, perché c'è la gente che dice: ma non esistono più. Esistono, e se viene a settembre al momento della raccolta del Negramaro li vedrai che arrivano e sono fieri anche di un piccolo carico, e questo vuol dire sentire amore e non aver negato mai le radici. Io saluto tutti voi, saluto principalmente tutte le cantine che sono qua, i nostri vicini, e speriamo e auguro un bocca al lupo per questa vendemmia che inizia adesso a settembre. Come ogni vendemmia, diciamo tutti che è una vendemmia difficile, complicata, ma cerchiamo di fare il nostro meglio, noi e tutti voi. Su Ma e sulle mare Iento. Dove siamo? Ma in un posto più bello del mondo, cioè la vigna. E qui vi raccontiamo un metodo interrotto, un metodo classico da Negramaro, cantina di Guagnano. Andiamo in degustazione perché ne vale la pena. Cose che colpiscono del vino. Primo, una bollicina sferica che scorre accarezzando il palato ed è perfettamente integrata nel volume liquido del vino. Una piacevolezza di frutto tendenzialmente acerbo che non fa altro che rinvitare piacevolmente ad una beva che è impossibile interrompere. Un bicchiere tira l'altro. Freschezza, acidità è l'asse portante di questo vino, che davvero porta con sé in dote tutto il sole, ma anche le brezze marine di questo grande territorio. Un Negramaro declinato in uno spumante che non vi scorderete mai. Quindi, cin! Buon Negramaro a tutti! Una giornata piena, bellissima e divertente, dove abbiamo imparato a conoscere tanto Negramaro, tanti vignaioli eccezionali, le bellezze culturali, paesaggistiche e storiche, ci siamo dovuti sedere con un po' di tranquillità per gustare qualche piatto della tradizione. Certo. Miglior posto della favorita, Lucia, non potevamo trovarla, perché Lucia è qua. Grazie. Da 36 anni, o no?
Sì, qualche annetto in più, dal 1984. Ma non li dimostri, stai benissimo, Lucia, stai benissimo. No. L'età anagrafica non conta, è quello che si sente dentro. Siamo dei ragazzini sempre, pronti a servire la nostra clientela. Ascolta, ci hai preparato un qualcosa di eccezionale. Io già non resisto, perché sono qui con l'acquolina in bocca e vorrei assaggiare. Certo, però prima lo assaggiamo, devi raccontare. Lo assaggiamo, prima te lo racconto, me lo devi prima. Allora, questa intanto è una pasta tipica nostra, salentina, delle Cese, si chiama la ciciriettria nel nostro dialetto. Si faceva nell'antichità, quindi è una pasta molto molto antica. Si tirava una sfoglia, all'epoca voglio dire il grano si coltivava qui nella nostra terra e non mancava sicuramente, per cui ogni massaia sapeva tirare la sua sfoglia. Una volta tirata la sua sfoglia, si tagliavano a pezzettini, a rombi, diciamo, questo tipo di pasta fatta sempre di grano duro. E niente, non avendo la carne, non avendo per insaporirla, prendevano un po' di questa pasta e la friggevano con l'olio di oliva. E dopodiché la si univa con la semplice, diciamo, zuppa di ceci, che era sempre tipica nostra, coltivata sempre in zona, e si fa un piatto che conserva tanto la tradizione, ma effettivamente unisce a livello calorico, a livello proteico, le proteine come se fossero quelle della carne con i ceci. Quindi un sostentamento garantito. Non c'è solo la parte goduriosa, no, la parte della tradizione, ma anche la parte nutritiva. Perfetto. Perché un tempo si guarda, pensava io mi metto il tovagliolo perché non resisto più. Okay. E adesso proviamola. Se mi permetti faccio io. Fai tu. In casa tua, ma no, se no, mi no, lasci no, questa, no, no, no. questa libertà, andiamo e proviamo. Allora, iniziamo dalle signore. Wow, un aspetto meraviglioso, eh? Davvero, guarda, siamo curiosi di. Abbiamo scelto due vini da unire, da completamente abbinare. Diversi, mm-hmm. perché ci piaceva così, no? Scoprire anche un po' la capacità del Negroamaro in cucina di sapersi spendere certo. in situazioni differenti. Quindi due vini completamente diversi e andiamo un po' a provarli, ma intanto assaggiamo, così tu assaggiamo, mi racconti anche quali sono le caratteristiche, il gusto, no? di questo piatto. Naturalmente questo piatto, una parte di ceci, come voi come stai vedendo, è praticamente frullata mm-hmm. perché deve creare quella cremina. Mm. Infatti c'è una tendenza dolce di base meravigliosa, la sapidità comunque del cecio e della crema di cecio che si aggiunge e poi questa croccantezza che davvero unisce il tutto. Della pasta croccante. Della allora pasta. Proviamo un po', innanzitutto complimenti Lucia perché insomma io ne mangerei però non posso perché siamo qua a raccontare, sennò certo, lo mangerei tutto. Altrimenti. Ma allora, primo vino, proviamo una cosa particolare, Bolle More. Cantina di Guagnano, quindi sì. è un metodo classico, interrotto, quindi un po' particolare come situazione, sempre da Negroamaro. Quindi vediamo un po', dai, facciamo questo abbinamento un po' diverso, un po' particolare. Il secondo vino invece che abbiamo scelto da abbinare è un Salice Salentino, quindi una parte di Negroamaro principalmente che comprende la base del vino, che dà uno spessore, una forza, una freschezza al vino, e un 20% di Malvasia Nera. È un vino interessante, si chiama Porta Saraceno e la cantina è Corte dei Frati, quindi facciamo prima con la bollicina e poi e ci facciamo il nostro Salice Salentino e vediamo un po' quello che a noi piace di più, anche se siamo convinti che entrambi dicano la sua, ok? Entrambi diranno la loro, sicuramente. Allora dai, io iniziamo. Due secondi racconto il vino. Allora, il Bolle More unisce due cose che sono davvero interessanti. Il primo è proprio questa energia dell'acidità che dà brio, che dà movimento, che dà dinamismo al vino e gli dà anche grande bevibilità, quindi mm-hmm. un bicchiere dietro l'altro. E poi queste bollicine che sono perfettamente integrate nel volume liquido del vino che creano un piacevole equilibrio, quindi vino riuscito. Sembra quasi, no? Anche queste bollicine, questa acidità ha un po' la tendenza dolce, la smorzino. Mm-hmm. Infatti. Andiamo. Proviamo il Salice Salentino. Io... Qui abbiamo più spessore, più struttura, un tannino che chiude nel finale, quindi un vino
interessante di struttura completo. Adesso sai che facciamo? Noi salutiamo i nostri amici che ci seguono, così ci finiamo con calma tutto il piatto. Certo, non certo, ci disturbiamo non, qui a raccontarlo, nessuno, andiamo avanti. Cioè, ci facciamo ce lo un brindisi. Benissimo, ce facciamo lo un brindisi a Guagnano, al Negramaro, all'ospitalità delle persone che davvero ci ha colpito in grazie, questi giorni. Grazie, grazie, grazie. A voi. Buon lavoro a voi. E buon Negramaro a tutti. Cin. Cin. Corte dei Frati, perché da bambino, dove sono nato, io ho vissuto i primi anni della mia vita con la nonna e aveva questa casa dove c'era una corte con altre case che si chiamava Corte dei Frati. È un ricordo della mia fanciullezza, della mia infanzia. E quando ho messo in piedi questa azienda ho voluto dedicare il nome di questa azienda ai ricordi di mia nonna e della mia infanzia. Ma la mia azienda è giovane, è nata da 12 anni. Io ho avuto tutt'altra carriera. Io ho iniziato fine anni 70, inizio 80, ho fatto tutta la scala gerarchica da agente a direttore alle vendite della zucchera Barbaro. E mi inventai un prodotto che ancora oggi si consuma, che è Arctic, le vodka alla frutta. Poi, fine anni 90, sono passato al gruppo Barbero Aperol come direttore commerciale. Nel 2000 la Campari ha comperato, ha acquistato tutto il gruppo perché era interessata ad Aperol e passai in Campari nel 2000 e io li convinsi a fare una linea con buoni vini ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è stata un'idea vincente. E adesso compro, non ho vigneti, compro le uve con la collaborazione di un agronomo anche molto quotato qui in zona. Gestisce 1200 ettari di vigneti. Mi manda le uve e le lavoro presso la cantina Leuci. Infatti se voi andate a vedere la cantina Leuci ci sono i serbatoi Corte dei Frati, ho il mio enologo, mi faccio i vini, li distribuisco un po' in tutta l'Europa. Ma il Negramaro è un grande vitigno. Rappresenta un po' il Salento nel mondo vitivinicolo. È un vino aperto, è un vino che ha un gusto particolare. Negramaro, lo stesso nome, negro perché ha un colore molto forte e amaro perché è amarognolo. Però è un vino che tu lo puoi bere fresco col pesce. Pertanto è un vino che ha delle potenzialità enormi. La sfortuna è che non ha i consumi che merita. Ma è l'icona dei vitigni, insieme al primitivo del Salento, è l'icona dei vitigni del mondo vitivinicolo salentino. Le aziende a partire da questa città che si considera terra del Negramaro, e effettivamente in questa zona si ha il miglior Negramaro del Salento, è pubblicità. Farlo conoscere, fare manifestazioni, portarlo in giro per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, perché è un vino che merita tanto. Vero Sud è un Negramaro in purezza, 100% Negramaro, non c'è niente. Poi io, i miei vini, siccome sono vini giovani, sono molto beverini, non hanno invecchiamenti, non hanno... Spero di essere stato esaustivo con questa piccola spiegazione sul Negramaro. Vi invito tutti ad assaggiarlo, venendo anche in cantina, abbiamo le porte aperte a tutti i visitatori. Azienda Corte dei Frati, vino Vero Sud, nome un programma. Ok, Negramaro puro, 100%. Vendemmia che andiamo a raccontare la 20, quindi ci aspettiamo un vino fresco che gioca sulla gioventù, ma vediamo quello che ci racconta il bicchiere, come sempre. Questa è l'idea, è un vino che gioca per
come è pensato e realizzato, sulle durezze. Quindi si sente, si percepisce una trama tannica che è ancora bella presente e cattura dal centro bocca fino alla chiusura di bocca del vino, e insieme a questa determinazione del tannino sul palato bella presente, c'è e si unisce una vena di freschezza sempre sempre importante, che comunque è figlia della zona dove proviene. Ricordiamoci che siamo nel comune di Guagnano, ricordiamoci che siamo nel cuore del Negramaro, e quindi naturalmente questa versione fresca, easy, bevibile, contemporanea di Negramaro prende queste caratteristiche. Le durezze sono normali in un vino così, non aspettatevi morbidezza, non aspettatevi un punto di equilibrio, ma giochiamo su un vino che gioca sulla abbinabilità. Quindi in questo momento questa etichetta è davvero spendibile sulla tavola per far sì che trovi il giusto punto di incontro con tante situazioni tipiche tradizionali della terra dove viene, cioè Guagnano, cioè il Salento. Buon Negramaro a tutti!